Meglio di così non poteva andare, neanche con la serie sognato, un esordio così, dai, sono contento. Senti, buttato dentro in pratica pronto uso, visto l'infortunio di Stefano, non è facile. No, non è facile più che altro perché era tanto che non giocavo, però mi alleno per quello. Ho tutto l'anno, da 2 anni che non gioco, mi alleno come se dovessi giocare, poi il mister fa delle scelte. Non sta a me giudicarle, io però il mio lo faccio, mi alleno più forte che posso, provo a mettere in difficoltà l'allenatore. Se poi un giorno ci sarà il bisogno di me, mi devo far trovare pronto. Oggi è andata bene, quindi vuol dire che ho lavorato bene in questi 2 anni. Senti, la difficoltà maggiore per un portiere dopo tante settimane in panchina, qual è stata? Qual è almeno per Rompere il ghiaccio più che altro, perché era un po' le sensazioni, c'era un po' lontane dalla partita, però dai, dopo che ho toccato la prima palla, i primi palloni, è andato tutto bene, dai, non mi è pesato, non ero così tanto teso, all'inizio un pochino, però dopo, dai, dopo che ho toccato la palla è andato tutto bene, Senti, adesso il Pisa, la salvezza è arrivata. Venerdì scorso, adesso il Pisa è lì e se lo gioca per i playoff. dai. Adesso il Pisa andrà a Frosinone a fare la guerra. La salvezza l'abbiamo conquistata, adesso stiamo ballando e c'è ancora la musica, noi dobbiamo ballare. Senti, in questo senso la scorta, chiamiamola così, dei tifosi di oggi è È stata una bella spinta. stata da Serie A, cose che ne vedi poche in Serie A, ne vedi, dai, è una cosa che racconterò ai miei figli, dai, quando saranno più grandi potrò dire che un giorno ho giocato senza tifosi, ma erano 2000 sui motorini. Quindi è una cosa da Sud America, una cosa clamorosa, dai, che vedi pochissime volte, te le racconto, le puoi vedere in altri campionati, ma da noi si vede poche volte, però è una cosa bellissima, credo che anche i tifosi, è stata un'emozione per loro, vedere così tanta gente, non pensavi, quando ce l'hanno detto, sì, sappiamo il calore che hanno, ma non così tanto, oggi era un popolo, era. Oggi Pisa era con noi sui motorini, con le macchine, quindi dobbiamo solo ringraziarli, anzi, oggi giocavamo soprattutto per loro. Senti, hai parlato di cose da raccontare ai figli. C'è una dedica per questo debutto tra i cadetti e nel Pisa? No, perché non ho fatto niente, perché è il mio lavoro questo. Tu fai il giornalista, non è che dopo che fai una domanda la dedichi a qualcuno, io faccio questo, faccio. Quindi per me questa è la normalità, come da fare la spesa per gli altri o lavorare in posta, perché chi lavora in posta? Questa è la normalità, anzi, dico la verità, mi vergognavo più che altro quando uscivo di casa e dicevo vado a fare allenamento, no, non c'è la partita, perché se mi dici giochi, che gli dico? No. Preferisco dire che vado a fare allenamento, quindi non la dedico a nessuno, anche se sono contento perché sono sicuro che l'avranno vista, però non la dedico a nessuno perché non ho fatto il mio, ho fatto. Senti, ti ha detto qualcosa Stefano prima di entrare in campo? No, però ci siamo abbracciati perché c'è un ottimo rapporto, è andato un ottimo rapporto, beh, tra noi portieri ci vogliamo tutti bene. Non c'è. Non siamo, posso dire, rivali o abbiamo problemi di noi perché il nostro obiettivo è portare il Pisa più in alto possibile, quindi gioco io, gioco un altro, giochi tu. Per noi è uguale, l'importante è il Pisa viene prima di tutto, prima del singolo, quindi no, anzi, è stato lì, lo sentivo in campo che mi incoraggiava, quindi no, voilà, sono molto contento, sono stato felice.